Ciao a tutti, benvenuti in questa seconda parte sulla Tokyo Treat Box. Oggi dobbiamo provare il tè Lipton Sakura, che io in realtà ho già aperto e ho già preparato, perché sennò a 2000 gradi non sono riuscita a berlo con questo caldo. Allora, praticamente la confezione è così: si apre, si stacca questo pezzo e qui c'è la parte chiudibile con la zip, e dentro ci sono le piramidine, così, della Lipton, con questo disegnino. Magari se vi faccio vedere del tutto meglio, ecco qua, sono le classiche piramidi, e cioè sembra tè normale quello che c'è dentro, anche se inspiegabilmente qui dice di metterlo solo per un minuto in infusione. Da quello che si capisce c'è scritto un minuto, e effettivamente in un minuto, cioè dopo un minuto, la tazza era già scura così. Quindi ha un odore fortissimo di sakura, nel senso che non sa di ciliegia, ma sa di tutte quelle cose che sanno sakura secondo loro, tipo i biscotti sakura. E allora qui c'è il picnic, bla bla bla, i sakura matcha cookies che erano in questa box, peraltro intendevo quelli. Allora abbiamo questo, che lascio raffreddare ancora un po', e poi abbiamo queste caramelle qua, che l'altra volta pensavo fossero da preparare, che ci volesse tanto. In realtà le istruzioni sembrano semplici, dovrebbe essere già tutto dentro qui, dovrebbe esserci bisogno di aggiungere assolutamente niente. Qui ci sono le istruzioni migliori in inglese. Allora iniziamo ad aprirle. Do it yourself apple flavored chewing candy. Io spero che queste chewing candy siano adatte a masticazione, non dei chewing gum, che chiamo candy. Ah, ok, in realtà c'è già tutto qui. Allora, praticamente dentro c'è il vassoietto, che è quello che fa vedere qui. Praticamente c'è da una parte il vassoietto e dall'altra parte tutte queste cosine più simpatiche, che vanno tolte: la bustina, il sticcanti e l'altra bustina. E qui ci sono due, diciamo, due scompartimenti. In uno ci va la salsa, che è questa qui, e nell'altro ci vanno questi sprinkles, e poi bisogna cucciare queste caramelle gommose dentro di qui. Sarebbe una roba molto più complicata, cioè se potevo farlo anche nell'altro video, però almeno non mi rimane solo il tè da solo che da assaggiare. Quindi mettiamoci qui a fare questa cosa. Allora, secondo loro questa va di qua. Tra l'altro le caramelle sono alla mela e l'odore di mela è fortissimo. Questo coso rosso non riesco a capire che cosa sia. È la sauce, ma non so a che gusto sia. E forse non era il caso che la smettessi tutta, però cioè, non so, non penso che le mangerò tutte ora. Però scusate, tra l'altro il mio aspetto, ma fa un caldo della Madonna, sono sudatissima. Vabbè. Comunque, questa è la salsa. Assaggio. Non capisco di cosa sa. È calda e appiccicosissima. Sa di qualcosa di acido, forse cosa. Cioè, sa di mela anche quello delle caramelle. Qua mettiamo gli sprinkles. Questi non li metto tutti, no, li evitiamo. E voilà! Cioè, questo do it yourself pensavo fosse peggio. In realtà ci sono le due bustine, due scompartimenti. Ecco qua. Quello che dice di fare lì è mettere le bustine, prendere lo stuzzicadenti che già ti danno, infilzare una di queste caramelle. Voilà. Passarla bellamente nella salsa che sta già andando nell'altro coso. Mm.
più o meno ci siamo, e poi metto degli sprinkles. Più o meno ci siamo, che poi qui dice che tipo è a due gusti, e qui penso di averlo coperto. Ah no, qui si vede, vedete che dentro è giallo come qui, quindi non lo so. Provo sta cosa che devo capire se sono caramelle o cicche, nel caso la sputo. Ho qualcosa di super acido. Qua parla di candy, per cui se è una caramella la manderò giù. Sanno tantissimo di mela. Cioè dovrebbe essere praticamente la mela caramellata. Quindi c'è questa caramella che vedete dentro è gialla. Vediamo se si capisce che dentro è gialla e che sa tantissimo di mela. In questa salsa che è caramellosa, rossa. Anche lei sa tipo di mela. E gli sprinkles sanno di zucchero e basta, per fortuna. Cioè, quindi la cosa fighissima sarebbe che praticamente mi faccio una sorta di mela caramellata. Una caramella. Di mela caramellata. È strana e contorta questa cosa. Tra l'altro l'ho fatto. Ho messo tutto lì, dovrò mangiarli in fretta perché sì che dentro c'erano una, due, questa, 3, 4, 5, 6, 7, 7 caramelline, cioè non è che sarà gran roba, però sono troppe da mangiare tutta una volta. Bisogna ripassare al tè, eccolo qui. Ripeto, in un minuto si è colorato tantissimo, per cui io l'ho tolto subito, come diceva lì. Ha questo profumo strano, spero che non sia ancora ossidante. È buono, è particolare. Adesso, dopo aver mangiato quella schifezza chimica alla mela, mi ricorda qualcos'altro, qualche altro tè, però non riesco a ricordare quale. No, però è molto buono. Sono contenta di aver preso questa box, nonostante non mi sia arrivata la cosa di Totoro, e ho scoperto perché. Ho contattato l'assistenza e mi hanno detto sostanzialmente che gli omaggi di Totoro erano solo per un piano deluxe, ma prepagato, per cui dovevo fare almeno il piano da 3 mesi, o mi pare ci sia anche da 6, comunque da 3 o da 12 sono sicura che esiste, e avrei dovuto fare uno di quei due per averli. E onestamente, spendere 90 euro così sul colpo, anzi forse di più, soltanto per avere due cagate di Totoro, non mi sembrava troppo il caso. Qua stavo vedendo se c'era scritto qualcosa di interessante. Come metto c'è tipo questa specie di cruciverba, c'è questa spiegazione di come fare un picnic a Nami, che loro fanno per andare a vedere i fiori. Cioè a Nami è la pratica di andare a contemplare i fiori. Special subscriber only feature, chi se ne frega. Hashtag photos, ok. Poi c'è let's learn Japanese, e ci sono tipo delle paroline qua sotto da imparare, non so se si vedono. E poi qua parla della Nami, appunto, che è vecchia di molti secoli.
pubblicità del mini contest e pubblicità dell'altra loro scatola, che è la Lucky Treat, dove ci sono appunto tutti dei sono qua li chiama goodies from Japan, ma sono principalmente merchandising e qualche snack. Poi qui c'è appunto il do it yourself candy apple, come si faceva a fare, la pagina sui Sakura Mochi e niente, qui la spiegazione del Lipton, vediamo cosa dice. What better way to have a nami picnic than with Sakura tea? The fragrant cherry blossom flavor is refreshing at the tea and perfect addition to your picnic basket. Niente, dice che praticamente sa di cherry blossom, quindi di fiori di ciliegio. Allora, l'odore è tipo 10 e il sapore è 5, nel senso che è molto meno intenso. Forse avrei dovuto lasciarlo di più, però ripeto, lì c'è solo un minuto, in un minuto è diventato già così scuro, per cui te sei fatto. Lo riassaggerò lontano da quelle caramelle malefiche e vi farò sapere se è più buono. Cioè, se si sente un sapore più forte. Comunque è un sapore particolare, nel senso si sente che non è normale, che c'è qualcosa di floreale, però non è così intenso il sapore come l'odore. Bene, questo qui era il tè Lipton, sono molto contenta di averlo preso. Grazie per aver visto questo video. Bacio alla prossima, ciao!